L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Professore, buonasera. Eccolo. E dove la disturbiamo oggi? Sono a Macerata Feltria, che è il cuore del Monte Feltro, è la vera Urbino, insomma, Urbino un po' marginale. Allora sono arrivato qua per vedere la casa di alcuni amici. Sì? E vedere un capolavoro di un pittore che si chiamava Carlo da Camerino, adesso si chiama Olivuccio di Ceccarello di Camerino. Ha cambiato una nome? Una croce meravigliosa, poi ho visto le terme, il teatro. Sì? Vengo da Urbino, ho visto altre cose, una giornata ricca di cose. Poi ho visto la figlia di Mazzoli, una bella ragazza, sì, che è qui davanti a me. E poi la moglie. Amante del bello sempre lei, professore. E poi sto andando, però la giornata è buona perché sto andando a trovare i miei genitori, che mio padre compie 93 anni. Allora, per... auguri, sì, allora. Radio IS gli fa gli auguri. Abbiamo pubblicato un libro di memorie sue. Arrivederci, di memorie sue. Quindi stasera vediamo il libro pubblicato. Che meraviglia. Memorie di vita, di professione, di... I suoi ricordi di suo papà. Ma vi faccio gli auguri di Radio IS. Sì, ecco, grazie, sì, grazie, sì. Grazie professore. Allora, dicevamo, lei sta facendo questo viaggio, immaginiamo però che si sia un po' tenuto aggiornato sulle questioni ultime. Aggiornato, ho visto una bella battuta di Renzi. Se, come si chiama questo qui, Letta governa male, non è colpa mia, è spiritoso Renzi. Renzi, beh, è efficace, ha ragione Renzi, al gusto della battuta, Letta. Però insomma spesso riesce a cogliere, sì, le questioni, perché poi ha detto il governo è fragile, il governo cade, sì, non perché arriva un nuovo segretario, sì, e lo spinge a fare, ma perché è Letta che poi non fa. Sì, la battuta è sicuramente non so quanto vera, ma credo anche vera. Ma felice, perché non è che io ho bisogno, è chiaro che se uno si tiene al governo, la cancellieri, la come si chiama quella lì, la De Girolamo, è evidente che si espone a critiche, la stessa credibilità del governo è diminuita dalla debolezza dei ministri, per cui dice non è che io faccio molto, fa tutto da solo per essere così poco, esatto, come dire, solido, esatto, come... C'è anche l'altro capitolo che riguarda ancora Alfano, professore. A quanto pare le telefonate con Ligresti le faceva anche lui prima di quelle della cancellieri, organizzando incontri, ma anche chiedendo la disponibilità per una casa per un suo amico. Insomma, a quanto pare avrebbe chiesto la disponibilità di una casa. Prego? A quanto pare avrebbe chiesto la disponibilità di una casa, non si capisce se in affitto o comunque insomma prestata ad un suo amico che avrebbe dovuto venire a risiedere a Roma. Insomma, questo, sì, De Ligresti si offriva... La voce così. Aspetta un secondo che... Prego. Non lo so, perché la macchina. Eccoci. Stavamo dicendo? Dicevamo che De Ligresti, c'è un altro capitolo che riguarda questa volta Alfano, perché a quanto pare era stato contattato anche da lui per organizzare insomma incontri eccetera, ma anche e soprattutto per una questione che riguarda un affitto. A quanto pare Alfano chiedeva a Ligresti di mettere a disposizione una casa per un suo amico che avrebbe dovuto raggiungerlo nella capitale. Alfano? Alfano è un totale cretino, non si deve neanche parlare di Alfano. Comunque non lo so, certo, Ligresti io lo conoscevo bene ed era una persona che probabilmente con le vicende giudiziarie sarà legato a comportamenti discutibili e anche a una condanna inevitabile. Però che avesse rapporti d'amicizia è lecito. Il problema è che se tu hai una funzione di governo, nel momento in cui ce l'hai, ed è il momento che riguarda la cancellieri più che Alfano, mi pare, non so se fosse già al governo, non puoi avere favori da qualcuno, tanto più che nel caso della cancellieri c'era anche l'assunzione del figlio, che determinano poi i tuoi atti governativi. Quindi questo è l'errore, non è che in sé sperare che una ragazza che ha qualche problema fisico vada agli arresti domiciliari, una cosa è sperare, una cosa è ordinare. E se anche i magistrati di sorveglianza avevano già stabilito in quei termini, è chiaro che la sua raccomandazione ha giovato vieppiù a liberarla. Per cui sulla cancellieri non ho dubbi, su Alfano
la casa risale a quando lui era già al governo? Allora, lui era ministro della giustizia. Allora, va detto, professore, che non ci sono profili che possano avere un rilievo giudiziario. È una questione più che altro, come al solito, come spesso accade, di opportunità politica. Questi sono stralci di una telefonata. È stato indagato, è stato in galera anche prima delle ultime vicende. Sì, è evidente che il ministro della giustizia non può avere dei rapporti con Ligresti, anche se non ce ne è pienamente rilevante. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Insomma, questo governo non si aiuta da solo, come lei diceva. Poi è necessario allora questo ricambio, professore, ma chi ci mettiamo? Cioè, nel senso, Renzi non vuole essere coinvolto perché si vuole tenere in qualche modo le mani libere. Alfano dice decida Letta, Renzi appunto fa lo stesso. Chi potrebbe sostituire anche Saccomanni, perché poi è stato al centro negli ultimi giorni di forti critiche per una gestione anche forse un po' imbarazzante di alcune pratiche meramente burocratiche, non so se, si ricorda la questione degli insegnanti che avevano ottenuto degli scatti di anzianità, di stipendio, il ministero gli chiedeva di ridarli indietro, poi c'è stata una retromarcia, insomma ci sono stati degli errori imbarazzanti anche dal ministero dell'economia. Questi governi sono affidati a ministri generalmente incompetenti, qualche volta anche ignoranti, e molte cose che al di là dei problemi strutturali o del patto di stabilità si potrebbero risolvere non vengono risolte semplicemente per mancanza di coscienza, di consapevolezza, di capacità, perché molti problemi potrebbero essere affrontati sul piano del buonsenso. Quello che manca è proprio il buonsenso, che parte da Saccomanni e arriva fino alla carrozza. Nel momento in cui si pensa di togliere, come è capitato, e Renzi giustamente gli ha stoppati, 150 o 80 euro dello stipendio degli insegnanti, che sono normalmente pagati nelle cifre miserevoli, e se alcuni valgono poco, forse possono essere anche considerate un modo per comunque dare uno stipendio di sussistenza, ma se sono capaci meriterebbero di essere assai più pagati di quanto non siano. Certo. E quindi questo comporta una mancanza di credibilità rispetto alla logica delle cose, insomma. Professore, un commento, purtroppo abbiamo poco tempo oggi, un commento breve sul caso del ministro Chieng. Lei avrà sentito che sul giornale della Lega Nord La Padania sono stati pubblicati gli impegni del ministro, l'agenda degli impegni del ministro. Qualcuno, il ministro stesso e gli ambienti del Partito Democratico hanno letto questa scelta come la volontà di creare delle tensioni e in qualche modo di creare una sorta di intimidazione verso il ministro. È intervenuto il sindaco di Verona Toti, che invece ha voluto difendere la posizione del giornale, ha detto in realtà quell'elenco di impegni era già pubblicato sul sito del ministero e noi facciamo altro che dare informazioni ai nostri lettori. Se poi qualcuno vuole andare a contestare la Chieng lo può fare, purché certo, in termini di civiltà. Sono venuti ieri a contestarmi delle agende rosse di Borsellino sostenendo che io non dovevo dire, io dico quello che voglio, come Borsellino dice che Napolitano è il garante del patto Stato-mafia, io dico che quello è il vilipendio del capo dello Stato e ognuno di noi ha il diritto di dire quello che gli pare, ma sono venuti a contestarmi, quindi è evidente che qualcuno alla pubblicazione del calendario della Chieng potrebbe andare a disturbarla, può trovarlo anche su internet, ma pubblicarlo sul giornale vuol dire indirizzare, dare proprio a quelli che hanno quella finalità un obiettivo, quindi ha ragione e torto insieme Tosi, ma qualunque cosa facciano però ad onore della Chieng non serve a niente ed è sbagliata. Perché? Perché la Chieng ha una posizione ma non ha alcun potere, quindi quello che dice non porta poi conseguenze pratiche. Perché è un ministero senza portafoglio, per questo non ha potere. Anche perché lei dice delle cose, ma come indicava anche Sartori, che l'ha criticata moltissimo non essendo leghista, non ha poi capacità di determinazioni, non ha, quindi dice cose che sono principi, ma quindi comodissimo per la Lega, avere un nemico che in realtà non porta danno. Infatti è proprio la critica che fa il sindaco Tosi, perché dice da quando è al ministero però non ha prodotto un atto concreto. Quindi non è un vero nemico. Dall'altro canto loro l'aiutano, perché la lista fatta recentemente in America e la considerazione che ha nel mondo la Chieng è per la leggerezza e la capacità, che anch'io ammiro, di resistere alle critiche senza riesce a prenderlo, senza rispondere in maniera aggressiva e violenta o fare la vittima, ecco. No, il contrario, cioè riesce a non fare la vittima e quindi a dimostrarsi superiore con esatto, come quando le hanno tirato le banane, diceva peccato per la fame nel mondo, peccato che su tante cose che ci sono, che non funzionano, noi dobbiamo
sprecare in questo caso, sprecare le banane in questo modo. Quindi la donna spiritosa, intelligente, quindi la sua immagine è favorita da quelli che cercano di ne esce rafforzata sicuramente. Ma un doppio errore, l'errore di sopravvalutarne l'effetto che non c'è, quindi potrebbero dire per fortuna che abbiamo una che parla ma non fa, e mentre la criticano ne aumentano la credibilità, la fanno diventare un ministro molto superiore a quello che effettivamente abbia mostrato di essere. Quindi è sbagliato da ogni punto di vista. Esatto, la Lega continua a non raccogliere gli obiettivi che si pone. Professore, noi dobbiamo purtroppo salutarla. Grazie al professor Vittorio Sgarbi. Grazie. Arrivederci.